E poi andiamo ad Orvieto, dove le piazze si trasformano in una sorta di parco giochi a cielo aperto. E salvezza di Andrea Chiovenì. Le piazze di Orvieto trasformate in un parco giochi che fanno toccare con mano un mondo di fiaba ai più piccoli e fanno fare un tuffo nel passato agli adulti. Questo signore nella vita è anche sindaco di una città del Friuli, Udine. Questo è un gioco di equilibrio ed è sorprendente anche la sua semplicità, ma al tempo stesso la sua così, capacità di coinvolgere proprio in quelle che sono le operazioni più elementari, come costruire una, in questo caso una casa con dei mattoni. È accaduto in occasione del Festival nazionale organizzato dalla WISP, l'Unione Sport per Tutti, impegnata a diffondere cultura e pratica dei giochi tradizionali, peraltro diventati patrimonio immateriale incluso dall'UNESCO nel proprio elenco ufficiale. Qui non ci sono performance da fare, qui non ci sono imprese, nessuno vince, nessuno perde, ma ci si trova insieme a condividere il piacere del trovare affinità e simpatie con le persone. Furio Hansel, matematico di professione, guida ora Giona, l'associazione delle città in gioco, quelle che stanno prestando attenzione convinta alla necessità di recuperare la tradizione dei giochi, arricchendoli di intuizioni e trovate che, almeno in questo caso, siano libere da elettronica e affini. Qui ad Orvieto, più di 25 anni fa, è nata per la WISP la Lega Nazionale dei Giochi Tradizionali. Quindi siamo ripartiti da quell'esperienza per fare un festival nazionale. Una duplice risposta all'abuso di terminali elettronici che stravolgono la percezione del mondo reale e anche all'esigenza sempre più diffusa di socialità, benessere, cultura, storia e orientamento cognitivo.